Tra l'altro, consentimi di ringraziare anche gli involontari smart che ci stanno dando una mano, quindi Francesco Pierantoni, tutti smart, che sta rendicontando e facendo le riprese che poi andranno su web, e Valeria che ci sta dando una mano anche con la presentazione PowerPoint. Quindi io direi di passare alla presentazione Presi, perché siamo smart appunto, quindi vogliamo il certo. Passerei alla seconda relatrice della serata, che è Elisabetta Guardini, vicepresidente della regione, consiglio universitaria ed autrice del libro Le donne ce la fanno, le mamme ce la fanno, edito da Mondadori, giusto? Ecco, io partirei proprio da qui, perché in qualche modo il cambiamento riguarda tutti i ruoli, e anche il ruolo della mamma è cambiato. Nel suo libro, con molta ironia, devo dire, in qualche modo si affronta l'idea, ecco, il paradigma che cambia dalla mamma icona perfetta alla mamma che in qualche modo insegue la bellezza anche dell'ipertensione, ma è multitasking, la sfanga, come dice spesso Elisabetta nel libro, e però non rinuncia a quella che è la sua realizzazione professionale. E diciamo che a volte, anche rispetto al mondo dell'istruzione e al mondo della politica, ci troviamo ad affrontare invece degli stereotipi, se mi permettete, ancora novecenteschi. Siamo in una situazione di dibattito in cui abbiamo una situazione in cui una donna incinta si dice non è idonea a svolgere il ruolo di sindaco di Roma, per esempio. Ma senza andare molto lontano, abbiamo anche qui delle situazioni in cui si è detto che una donna per le sue forme fisiche non poteva essere magari idonea a svolgere il ruolo di presidente di quartiere. Allora, io mi chiedo perché queste stesse domande non vengono mai fatte in riferimento agli uomini? Perché non possiamo in qualche modo superare gli stereotipi e capire che stanno cambiando i ruoli, ma in qualche modo anche i pregiudizi da abbattere, che sono soprattutto i pregiudizi culturali, ci dovrebbero portare a capire che la politica, più che spingere delle persone, dovrebbe provare a sollevare il pensiero, come cerchiamo di fare questa sera quando parliamo di nuova organizzazione del lavoro, nuove attività professionali. Bene, amici, qua grazie. Sì, devo dire che grazie a Giorgia Meloni sto riprendendo a presentare il mio libro di nuovo. Sono felicissima appunto per questo. Infatti ci incrociamo in varie occasioni. Al di là di questo, tanto quando ho scritto il libro, è uscito un anno fa, poco più di un anno fa, io lì veramente ci ridevo molto sopra, per cui prendo in giro queste madri certamente imperfette, ma in preda all'ansia di prestazione, per cui pensano di fare tutto, di avere dei figli meravigliosi che iscrivono a 40.000 corsi, e davo però quasi per scontata l'idea che sì, ci ridiamo sopra, ma insomma sappiamo bene che ci vogliono aiuti e servizi per conciliare, che ci vuole la condivisione, cioè non c'è bisogno di sottolinearlo troppo. Invece vedo che dagli ultimi episodi che hanno riguardato destra, sinistra e centro, in realtà c'è bisogno di mettere i puntini sulle i per quanto riguarda anche il rapporto donne e politica, e la possibilità poi concreta di svolgere questa conciliazione. E quindi mi fa sicuramente piacere parlarne, ma innanzitutto ci sono sicuramente degli stereotipi di genere, quindi non lo scopriamo sicuramente stasera, cioè per le donne è probabilmente molto più faticoso tenere tutto insieme, e molto spesso si tende a non far riferimento alla posizione professionale di una donna, cioè le critiche anche alla Bedori che sono state fatte, la candidata del Movimento 5 Stelle, non tanto perché non hai portato a casa gli obiettivi, hai fatto delle proposte progettuali, diciamo, non particolarmente interessanti, ma addirittura si scende sull'aspetto fisico, si colpisce ciò che diciamo, in un uomo non verrebbe mai messo in evidenza. E questo perché è come a dire che il fatto che le donne facciano politica, ci mettano la faccia, siano in prima fila, è comunque qualcosa che stupisce, per cui devono anche conciliare, oltre ad essere bravi in questo ruolo, anche magari di saper abbinare la borsetta con le scarpe, come Virginia Raggi, che è molto apprezzata anche per come si veste e tutto, oppure sapersi pettinare bene. Ma al di là di questo, io vorrei toccare solo tre punti. Tra l'altro approfitto subito per buttarla in polemica,
perché non sono mai riuscita a replicare alla Presidente della Camera, non so tu cosa ne pensi, ma io penso che questo dibattito abbia bisogno di molta concretezza, poca retorica, poca nostalgia verso battaglie del passato. E il fatto che anche la Presidente della Camera o altre forze politiche siano state impegnate in questi corsi e sforzi per cambiare il lessico italiano e per portare tutti a dire la ministra invece del ministro, ecco, a me lascia molto perplesso, nel senso che francamente con tanto di appunto convegni, iniziative, di spiegamento di fondi, poi mi dirai, insomma l'idea a me, cioè, non me frega niente se mi chiamano la vicepresidente, il vicepresidente, l'assessora. Tra l'altro penso che questo sia un portato del fatto che le donne sono ancora poco ai vertici. Quando ci saranno il 70% di ruoli apicali in mano alle donne, probabilmente diremo facilmente la ministra, eccetera. Però ecco, non riduciamo tutto alla declinazione del sostantivo, dell'aggettivo, perché altrimenti appunto lo trovo un po' poco concreto e poco pragmatico. Quindi chiamiamoci come vogliamo, però stiamo sulle cose più forse di sostanza. Allora, il primo punto, in Italia si concilia male, quindi in realtà nel nostro paese cioè ci si arrabatta, ma la conciliazione con divisione ancora non è in nessun modo realizzata, perché guardando, tra l'altro fatto un update dei dati che avevo, guardando i dati non c'è dubbio che nel nostro paese la dimensione lavoro e famiglia ancora non vadano assolutamente d'accordo. Il tasso di occupazione continua a decrescere, all'aumentare del numero dei figli, per cui appunto in media è al 46%, già le donne lavorano pochissimo in questo paese, ed è un disastro perché siamo 13 punti sotto la media europea. Capite che ci rende un paese molto più che arretrato, ma in più lavora il 56% di quelle che ha appunto che non ha figli, il 53% di quelle che ha un figlio, il 40% di quelle con due figli, e poi si va a scendere più i figli aumentano. E sono ancora tante le donne che dopo il secondo figlio rinunciano a lavorare. Molte anche quelle che vengono licenziate quando sono in odore di maternità, e quindi è davvero oggettivamente una faticaccia riuscire a conciliare anche il desiderio di maternità, di avere dei figli, con il lavoro. I tassi di fecondità nel nostro paese sono bassi, nel senso che per quanto riguarda appunto l'Italia noi siamo a 1,29 come numero di figli a persone, un tasso di fecondità che è sceso moltissimo negli ultimi tempi, si sta alzando un po' grazie appunto alle giovani donne straniere, e la cosa interessante è che il tasso di fecondità desiderato è superiore, cioè le donne vorrebbero avere più figli, ma vorrebbero anche lavorare, questo ce lo dice anche il part-time involontario, che è molto diffuso nel nostro paese. Le donne non sempre vorrebbero lavorare part-time, ma vorrebbero lavorare delle ore in più, e vorrebbero anche fare più figli. Però questo non avviene, perché? Perché il nodo è quello, a mio parere, di ancora uno squilibrio fortissimo nella, appunto, tra i generi, nella cura soprattutto, non so, appunto in particolare dei compiti domestici e della famiglia. C'è uno squilibrio fortissimo, io consiglio sempre il libro di Andrea Ichino e Tabellini, L'Italia fatta in casa, che riguarda la condizione della donna, cioè due terzi dei compiti di cura sono sulle spalle delle donne. Poi ci sono le eccezioni, c'è la condivisione, le giovani coppie e i giovani padri, anche per le caratteristiche del lavoro, cioè un lavoro più intermittente, più precario, paradossalmente ti porta, per fortuna in questo caso, ad essere più presente. Però ecco, tutta, diciamo, la cura dei figli, dei genitori anziani e molto spesso delle attività dentro le mura ricade ancora molto sulle spalle delle donne, quindi non si può chiedere appunto alle donne, oltre a fornire servizi dentro casa, anche di preoccuparsi di fare delle cose fuori casa. Molto spesso sono semplicemente estremamente stremate e rinunciano e tendono a scoraggiarsi. E un altro aspetto è che in effetti è proprio la partecipazione al mercato del lavoro delle donne
sta decrescendo, cioè sta diminuendo molto, quindi c'è proprio un effetto di scoraggiamento. Poi noi in Emilia Romagna siamo messi un po' meglio, ma molto spesso le donne rinunciano persino a trovarsi un lavoro perché pensano di non trovare il lavoro adeguato a loro. E se chiedi ma qual è il motivo per cui non cerchi attivamente un lavoro, dicono la rigidità degli orari, il fatto di non riuscire a trovare un equilibrio tra casa e presenza nel mercato e quindi di non riuscire a trovare una soluzione di bilanciamento. Oggi poi abbiamo una generazione di cinquantenni, donne, che si sono viste peraltro aumentare l'età pensionabile, quindi devono rimanere al lavoro di più. Nello stesso tempo hanno magari dei figli di cui ancora occuparsi, non dico a tempo pieno, ma significativamente, hanno genitori molto anziani di cui occuparsi e sono davvero a rischio di burnout, perché diventa una situazione estremamente faticosa ovviamente da gestire. E quindi su questo, i motivi appunto della, così, di una conciliazione che talvolta viene svolta, insomma, un po' arrabattandosi, quali sono? Ci sono appunto motivi tipo culturale, per cui non c'è dubbio che talvolta, ma anche nei giudizi che sentiamo adesso, che non ci siamo sentiti dire, in questo caso sulla Meloni, non può lavorare 15 ore al giorno, ma chi l'ha detto che una donna non lavora, cioè tra lavoro domestico e lavoro fuori, altro che 15 ore? E per cui c'è quest'idea, si avvalla il pregiudizio che le donne siano più portate verso ruoli di accudimento che non appunto verso ruoli normalissimi. Poi per esempio si è fatto passare il ruolo di sindaco come una cosa terrificante, come la campagna di Russia, cioè devi andare nei campi rom, devi cacciare i topi, devi coprire le mucche, quando le donne sanno benissimo che il lavoro si organizza, che nel lavoro si delega e che nel lavoro soprattutto si sceglie una squadra decente a cui far fare delle cose. Quindi c'è un coacervo di pregiudizi che certamente non aiuta. Sono poi non molto, c'è anche una segregazione occupazionale, cioè le donne sono ancora poco presenti in tutti i settori. I settori lavorativi in cui prevalgono sono appunto quello dei servizi, della cura delle persone, poi gli alberghi, la ristorazione, la sanità, l'istruzione. Ma dal punto di vista imprenditoriale, sulla media italiana le donne sono ancora 13-15 imprenditrici su 100, 35 su 100 liberi professionisti, 36 su 100 dirigenti, cioè quindi ancora moltissimo da fare. L'ultimo punto, mi fa molto piacere che ci sia questo disegno di legge perché ci dice chiaramente che abbiamo bisogno di fare un salto culturale, cioè di superare l'idea del face time, cioè del farsi del tempo in cui fai vedere il faccione. Recentemente, prima di entrare in regione, abbiamo fatto una ricerca su un'impresa importante della nostra regione, dove c'erano poche dipendenti donne, molti dipendenti uomini, ti dicevano no, ma io sto qui, faccio lo straordinario perché gli uomini stanno qua e quindi io mi devo far vedere anch'io, non posso andare a casa. Quindi l'idea che tu debba far vedere la tua faccia è uno stereotipo sempre molto presente. Mentre le grandi manager, tra le più pagate, le grandi manager americane ci dicono che almeno un giorno alla settimana se lo prendono per lavorare a casa, per portare i figli a scuola, andarli a prendere, e questo non incide minimamente sulla produttività. Quindi ci sono una serie di stereotipi appunto da superare. La cosa interessante è che bisogna, per fare questo anche, e mi ricollego e finisco alla domanda che mi dà l'osservazione iniziale di Marco, essere quantitativamente numerose come donne nei luoghi che contano, cioè perché in altri paesi ci sono servizi o una legislazione più adeguata o a servizio delle donne e dei bambini, ma perché dentro i parlamenti, dentro le arene legislative, regionali e nazionali ci sono il 50-60% di donne. Quindi c'è bisogno di fare massa critica lì, e molto spesso sono tutti temi bipartisan, perché chi è che è contro da destra, da sinistra, agli asili nido, alle strutture, allo smart working? Nessuno. Però ci vogliono i numeri. Se nei nostri parlamenti
ci sono sempre state il 12-13%, questo giro il 30% di donne, è assai difficile che temi come questi entrino nell'agenda politica. Quindi c'è anche un problema di quantità, e finché non saremo più numerose, non lo dico come rivendicazione di genere, ma proprio come problema concreto, finché non saremo capaci di entrare dentro ai luoghi di potere senza paura, cioè dove si esercita il comando, si farà davvero fatica a piegare l'agenda secondo i temi che si ritengono rilevanti. Mi fermo qua.